Sicuramente ci sono stati un po' di variazioni rispetto a quello che uno si aspettava. Io posso parlare per la Calabria perché la mia regione la conosco un po' in maniera più approfondita, quindi quando tu vai nelle amministrative sicuramente vedi molto le persone, quindi il simbolo conta fino a un certo punto, proprio per una questione di onestà intellettuale bisogna dire questo, come anche che sicuramente un dato da tenere in considerazione è quello dell'astensionismo, quindi questo ovviamente dispiace, vuol dire che finora tutti i partiti, compreso il nostro, faccio autocritica, non è riuscito a intercettare questi elettori comunque delusi. Qualcuno ovviamente fuori sede non è riuscito a rientrare e questo ovviamente dispiace. Su questa cosa noi come partiti politici dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare perché sicuramente dobbiamo coinvolgere più queste persone che evidentemente non si sentono rappresentati. Quindi mai dare la colpa a chi non si reca alle urne, assolutamente un grave errore. E bisogna capire, intercettare e sicuramente trovare una risposta per queste persone che hanno bisogno di sentirsi rappresentati. Per quanto riguarda le altre città, forse in alcune ci si aspettava qualche risultato, diciamo, migliore, quindi non bisogna sicuramente, bisogna anche cercare di trovare al nostro interno un confronto costruttivo nelle prossime settimane che ci possa, diciamo, far analizzare bene gli eventuali errori e sicuramente ripartire. Quindi ogni risultato sicuramente produrrà sicuramente degli effetti. In questo caso io credo che possa essere anche uno spunto per poterci migliorare.